ufficiale a Roma il coordinamento 2050, civico, ecologista e di sinistra. Nella capitale si è svolta infatti la prima assemblea nazionale di questa realtà che vede coinvolti attivisti, amministratori locali, società civile e terzo settore e che ha riunito i sottoscrittori della lettera verso il polo progressista e che vuole provare a creare un ponte con il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte. Un coordinamento con autonomia politica ed organizzativa, ma senza velleità di fondare l'ennesimo partito e che avvia una relazione politica con il Movimento 5 Stelle, al fine di promuovere un credibile polo progressista adeguato alle sfide per il governo di comuni, regioni e dell'Italia. Non è cura Brunetta. Brunetta ha avviato un'importante riforma della pubblica amministrazione. Io ho fatto con lui ieri un incontro molto positivo, quindi ho preso le consegne e devo dire che l'impegno è quello di portare avanti con continuità il programma che ha impostato e ha incominciato a realizzare il ministro. È una grande responsabilità per me, è una grande responsabilità perché intanto la pubblica amministrazione è il più grande datore di lavoro italiano, 3,2 milioni di persone, ma soprattutto è un riferimento, deve essere un riferimento positivo per i cittadini e per le imprese, quindi è una grande responsabilità. Mio figlio Malcolm è stato stroncato da un infarto alla Spalmas. Lo comunico impietrito e con indicibile dolore ai suoi amici con questa immagine di vita. Con queste parole, pubblicate a corredo di una foto sul proprio profilo Facebook, lo storico segretario del PCI prima e del PDS poi, Achille Occhetto, ha annunciato la morte del figlio Malcolm, scomparso oggi all'età di 54 anni nelle Isole Canarie. Malcolm, direttore della fotografia e filmmaker che aveva lavorato in diverse produzioni cinematografiche, era uno dei due figli che l'ex segretario del Partito Comunista ebbe dal matrimonio con l'attrice italo-somala Elisa Khadija Bove. Occhetto si è poi risposato con l'ex senatrice Aurelia Alberici. Diffusasi la notizia della morte, sono stati innumerevoli messaggi di cordoglio e vicinanza per la famiglia Occhetto, tra i primi quelli degli esponenti del Partito Democratico, Piero Fassino, Goffredo Bettini e Esterino Montino. È arrivato il grande giorno di Giorgia Meloni. Dopo il giuramento di ieri del suo nuovo governo e in attesa della fiducia alla Camera e al Senato, è già pienone di cronisti, cameraman e fotografi in Piazza Colonna, il piazzale antistante Palazzo Chigi, per la cerimonia della campanella, con il passaggio di consegne tra il premier uscente Mario Draghi e la leader di Fratelli d'Italia. Un elicottero sorvola il centro storico di Roma, oggi protagonista di una svolta epocale, con la prima donna nella storia del paese che assume la guida del governo. Il presidente del Consiglio uscente, Mario Draghi, è giunto a Palazzo Chigi, scendendo dall'auto davanti all'ingresso. Draghi si è voltato verso le decine di giornalisti disposti nella piazza, salutando con un sorriso. Pochi minuti dopo è arrivata anche la Meloni, che ha salito le scale ed ha salutato il suo predecessore, visibilmente emozionata. Fedez si è scagliato contro Don Alberto Ravagnani. Tutto accaduto durante la 100ª puntata del podcast del rapper Muschio Selvaggio. Ospite della puntata lo youtuber Il Masseo, che già in passato aveva partecipato al podcast in compagnia di Don Alberto Ravagnani. I due erano stati protagonisti della puntata più vista dello scorso anno. Questa volta però il sacerdote non è stato invitato e i motivi sono subito venuti a galla. Fedez e lo streamer si sono presi gioco di Don Alberto, con una serie di insulti censurati dal bip, ma espliciti nel labiale. Le polemiche tra il rapper e il prete social non sono una novità. A seguito della puntata del rapper, il sacerdote chiamato dai follower Don Rava non ci sta e ha replicato agli insulti pubblicando un video risposta sulla piattaforma YouTube. Magari qualcuno di voi si troverà o si è già trovato vittima di bullismo, cose che capitano ma non dovrebbero capitare mai più. Le parole di Ravagnani.